Ciao a tutti e bentornati sul mio canale. Oggi penultima puntata dell'alfabeto drammatico. Non siete pronti alla fine, non siete pronti a quello che succederà alla fine di questo lesbodramma fotonico. Ci eravamo lasciate con le cornazza way. Eh sì, Nora mi ha messo le corna. Ale, vabbè. Dici, ce l'avevi fatta anche tu, Rosy, te le meritavi. Sì, per carità, me le meritavo, però non in quel contesto, nel senso, cioè così lei è andata a letto con un tizio semplicemente per dispetto, perché siccome io le avevo detto vado a dormire da Diana, lei ha pensato bene di mettermi le cornazza, wey. Quindi io, nervosa, come vi ho già detto, chiudo e chiudo la chiamata perché avevo bisogno di smaltire un po' e di metabolizzare la notizia fotonica del giorno. Dopo circa mezz'ora le richiamo e le dico: senti, io voglio sapere tutto, cioè chi è, come è successo, perché l'hai fatto, come, quando, tutto. Tutto! Lei mi dice: eh sì, io ti ho tradita perché avevo paura di perderti. E questo passaggio, se siete venuti a vedermi a teatro, lo spettacolo Tutto su di me e noi, vi suonerà un po' familiare perché c'è un pezzo del mio monologo dove proprio racconto questa cosa qui. Comunque, Tutto su di me e noi a parte, torniamo al nostro alfabeto drammatico. Io rimango scioccata. Cioè, che giustificazione è? Ti ho tradita perché avevo paura di perderti? E lei mi dice: sì, perché tu passi troppo tempo con Diana, dormi sempre a casa sua. A me chi me lo dice che non fate cose? No, non facciamo niente. Non facciamo niente. Al massimo cambiamo un pannolino e diamo un biberone al suo figlio. Per il resto non facciamo niente. Nora, come te lo devo dire? Come te lo devo dire? E quindi lei inizia a piangere: scusami, non dovevo farlo, sono una stronza. Scusami, non dovevo farlo, non dovevo farlo. La perdono. La perdono perché sì. Perché alla fine lei mi aveva già perdonato, c'era un altro tradimento mio non confessato, quello con Diana. Quindi la perdono, decido di perdonarla, dico: vabbè, perdoniamola. Il problema qual è? Che le cose dopo quel tradimento vanno sempre a peggiorare, perché poi io mi sono fissata sulla cosa del ti manca un uomo, ecco perché sei andata a letto con un uomo, sei una stronza, lo sai che è una cosa che mi manda fuori di testa quella di sapere che probabilmente ti manca un uomo fisicamente, sempre per la famosa cosa che Nora sentiva quella forte attrazione nei confronti degli uomini, quindi per me questa era una paranoia fotonica e lei sempre che mi ripeteva no. No, ma io non sento l'esigenza di stare con un uomo, il sesso con una donna è 10.000 volte meglio, mi dai tutto quello di cui ho bisogno. Comunque, la nostra relazione a quel punto diventa un incubo, cioè un vero e proprio incubo. Voi dovete calcolare che eravamo arrivate al punto, cioè lei mi aveva tradito, ma era sempre più gelosa di Diana. Ero arrivata al punto che io, quando stavo con lei, spegnevo il telefono. E perché spegnevo il telefono? Perché se per caso mi arrivava un messaggio, una chiamata, qualsiasi cosa, era una lite sicura. Cioè, anche se Diana mi scriveva: ciao, come stai? Il finimondo, cioè si litigava per ore. Qualsiasi cosa, lei andava, cioè mi chiamava quello della Vodafone per dirmi: pronto, buongiorno, vorremmo proporle un piano tariffario. Lite, perché non è vero che quello della Vodafone è Diana! Capito? Io ero arrivata al punto che la sera, quando dovevo leggere i messaggi, e anche questo, se siete venuti a teatro, vi suonerà familiare. Io, quando tipo la sera volevo leggere i messaggi, volevo guardare Facebook, volevo andare in giro sui social, mettevo il telefono sotto il letto, e mi così. Buttata io sotto il letto per guardare il telefono, perché così lei non si accorgeva della luce del telefono proiettata nella camera, e
Perché altrimenti se io tipo stavo sul letto così, lei dormiva, iniziava a smanettare sul telefono per guardare delle cose X, anche se io non stavo sentendo Diana, lei si svegliava nel cuore della notte e iniziavamo a litigare perché stai sentendo Diana, stai scrivendo Diana, che cosa vuole Diana alle 2 del mattino, quando in realtà Diana probabilmente stava dormendo. Comunque, un incubo la nostra relazione. Arriviamo quindi ad agosto. Quell'anno io e Nora decidiamo di non partire in vacanza perché lei doveva studiare per degli esami che poi doveva dare i primi di settembre. Quindi già la situazione era quella che era, decidiamo di non partire in vacanza. Mia madre, metà agosto, mi dice: andiamo in vacanza insieme, tu ed io ci andiamo a fare una settimana da qualche parte, in qualche hotel, ci rilassiamo, solo tu ed io. Bellissima idea, partire con mia madre, top, ho un grandissimo rapporto io con mia madre, quindi molto contenta. Le dico sì, partiamo. Prenotiamo e prima di prenotare io dico a Nora: guarda, io vado in vacanza una settimana con mia madre. Andiamo in Spagna, andiamo a Palma di Mallorca una settimana, così tranquille, solo io e mia madre. Sei sicura che partite solo tu e tua madre? Non è che ti porti Diana dietro? No, partiamo solo io e mia madre. Lei dà per buono che partiamo solo io e mia madre, ma effettivamente partivamo solo io e mia madre. Il problema qual è? Il problema è che appena io faccio i biglietti, Nora inizia con un'altra cosa. Adesso il problema non era più, non è che c'è Diana in vacanza con voi. No, il problema era: certo, tu ti vai a fare le vacanze mentre io rimango a casa a studiare. Allora, che colpa ne ho io se tu devi dare degli esami? Nel senso, ma poi che significa? Quindi noi per una settimana abbiamo litigato per questo motivo, perché lei mi incolpava di essere strafottente perché stavo andando in vacanza con mia madre mentre lei doveva rimanere a casa a studiare. Ma a parte che non stavo andando a Ibiza con i miei amici a fare festa, a sbocciare tutte le sere, cioè stavo partendo in vacanza con mia madre, una cosa tranquilla, molto easy. Cioè, perché mi devo privare delle vacanze con mia madre se te devi stare a casa a studiare? Cioè, Nora, cioè, ridimensionati un attimo, capito? No, no. Lei una pazza, tu sei la solita egoista, te ne vai in vacanza, non pensi a me, non pensi a me che sto a casa, non pensi a me che devo studiare, è bello, te ne vai al sole, al mare. Quella situazione lì, sinceramente, mi ha fatto girare i maroni, perché per l'ennesima volta hai trovato un pretesto per litigare. Ma questa volta te lo stai proprio inventando il pretesto per litigare, amore mio, capisci? Cioè, proprio non c'è motivo. Non c'è motivo, non è che perché tu fai una cosa allora la vita si ferma e tutto gira in funzione di quello che fai tu. No. Allora arriva il momento di partire in vacanza e io decido di partire senza andarla a salutare. Lei mi dice: non venire a salutarmi prima di partire, non ti voglio vedere. Già che tu mi dici così, io non te lo chiedo neanche, cioè non ti dico no, dai, ti voglio vedere prima di partire, questo e quello. No, tu non mi vuoi salutare? Non mi vuoi vedere prima di partire? Benissimo, io parto senza neanche salutarti. Ciao, anche perché mi hai fatto due palle quadrate così per una settimana questa storia, ero anche incazzata, lei mi dice che non mi vuole vedere, io non ci vado a salutarla. Ma questo ovviamente poi me lo rinfaccerà, perché io ti ho detto di non venire a salutarmi, ma tu non aspettavi altro. A quel punto io le dico: ma guarda che se tu mi avessi detto vieni a salutarmi, io non sarei neanche venuta, perché ti sei comportata di merda da una settimana a questa parte, questa storia di sta vacanza che mi stai proprio facendo uscire fuori di testa. Quindi io parto e ovviamente noi siamo in piena crisi quando io parto, perché poi oltre a tutte le discussioni sul parti e te ne freghi, c'era anche il fatto che non ci eravamo salutate prima della partenza. Arrivo la prima sera a Maiorca, arriviamo in hotel, ci sistemiamo tutto quanto, io le mando un messaggio, le dico: comunque, anche se magari non te ne frega niente, sappi che siamo arrivate, tutto bene, siamo in hotel, buonanotte. Da lì lei inizia a dirmi: non me ne frega un cazzo, per me in hotel ci puoi anche restare tutta la vita, non ti devi più far sentire, devi sparire, devi sparire, devi sparire, devi sparire.
Iniziamo a litigare via SMS, anche perché lei mi dice ora ti chiamo, io le dico ti sposto la vita se mi chiami, perché uno sono in vacanza, due sono in camera con mia madre non se lo merita di stare qui a sentire a noi che litighiamo, quindi se proprio dobbiamo litigare litighiamo via messaggio, quindi 2 ore di litigata fotonica. Il giorno dopo, quando mi sveglio, prendo il telefono e mi accorgo che non ho più linea. Il telefono isolato, strano perché in Spagna, non è che sto parlando di chissà quanti anni fa, comunque c'era già la cosa del roaming e tutto quanto, anche perché la sera prima io l'avevo sentita Nora. Quindi prendo il telefono di mia madre e invece il telefono di mia madre funzionava benissimo. Allora dico, boh, sarà un problema mio. Quindi, vabbè, dico, sti cazzi. Ci facciamo tutta la giornata tranquilla in piscina, io e mia madre, ci rilassiamo, questo è quello, a fine giornata, e dico, guarda mamma, qua di fronte c'è quei cosi lì, quei computer che ti puoi collegare su internet, scrivere, insomma, devo andare su internet e scrivere a Diana e chiedere di chiamare il mio operatore per capire per quale motivo io ho il telefono isolato. Quindi mi collego su Facebook, perché già eravamo passati a Facebook, ovviamente, e mando un messaggio a Diana, le dico, guarda, qui tutto bene, tutto bellissimo, c'è caldissimo, si sta bene, il problema è che ho il telefono isolato, quindi se riesci a chiamare il mio operatore ti fai passare per me e chiedi che cosa succede. Lei mi dice, aspetta 5 minuti, lo fa direttamente, mi dice, guarda, c'è un problema con la tua SIM, non riescono a risolverlo, quindi ti toccherà stare senza telefono per tutta la durata della vacanza. Male male sta cosa, neanche troppo, nel senso, quantomeno non posso litigare con Nora. Se sono senza telefono non ci possiamo sentire, quindi in un certo senso sono anche felice io, ma assolutamente. Quindi dico a Diana, ok, grazie, ci sentiamo nei prossimi giorni, mi ricollego qui su Facebook, mi faccio sentire io. Diana, ok, fatti sentire, questo è quello, la saluto. Il giorno dopo, ovviamente, dico, vabbè, quantomeno mando un messaggio a Nora per dirle che sono viva, magari non le interessa, però le dico che sono viva. Quindi mi ricollego di nuovo in quel posto lì, prendo un computer e le scrivo su Facebook. Le dico, guarda, vedi che se non mi sto facendo sentire, semplicemente perché ho un problema col telefono, non ho linea, quindi ti mando questo messaggio per dirti che va tutto bene, ci sentiamo quando torno a Bruxelles. E lei mi dice, effettivamente mi sono un po' preoccupata, stavo per chiamare casa tua, per parlare con tuo padre e chiedere per quale motivo non riesco a chiamarti e non ricevi i miei messaggi. Adesso che lo so, mi sono tranquillizzata, però sappi che quando torni a Bruxelles non ti devi più far sentire, perché tra di noi questa volta è finita sul serio. Va bene, ok, ma chi ci crede? Ma chi ti crede? Ma ti prego, ma va là. Comunque, io continuo la mia settimana di vacanza, bellissimo, sento Diana, un giorno sì, un giorno no, mi collego, le mando un messaggio, lei torna, mi manchi, torna, mi manchi, madonna, una settimana, Diana, pure tu. Torniamo a Bruxelles. Appena atterrata, io accendo il telefono e mi riparte normalmente la SIM. Funziona, c'è campo, funzionano tutte cose, dico... Mi ha fatto un favore il mio operatore telefonico, proprio mi ha detto, Rosy, rilassati, non pensare alla tua ragazza, goditi le vacanze, perché poi sei ripreso da solo. Comunque io arrivo a casa e mando un messaggio a Nora, le dico, io sono a casa, come stai? E lei mi risponde, ti avevo detto di sparire, di non farti neanche sentire al tuo ritorno, sono sempre di quella idea, tra di noi è finita davvero. Ma quando? Ma quando? Ma quando? Ma che dici? Ma che ci... cioè non ci crede più nessuno. Neanche mia cugina di 5 anni mi dicevo, sai, io e Nora ci siamo lasciate, mi rideva in faccia. Capito? Non ci credeva più nessuno. Cioè, credibilità zero. E invece... io e Nora ci lasciamo davvero così. Shock. Shock, quella è stata realmente la fine della nostra relazione. Dici con un messaggio sottovalutato, perché io ovviamente alla sua risposta ho preso il telefono, l'ho tirato, ho detto vabbè, domani mi scrive, se non domani, dopodomani. È passato un mese. In quel mese io e Nora non ci siamo sentite assolutamente.
Zero. Né io le ho più scritto, né lei ha più scritto a me. Le prime 2 settimane per me è stata toda gioia, toda bellezza, felicità totale. Uscivo tutte le sere a ballare con Diana, tutte le sere, e Diana, già gasata, pensava di recuperare il nostro rapporto come una volta. Ma su questo ci torno dopo. Per ora concentriamoci su Nora, poi parliamo di Diana. Quindi passa un mese di silenzio, le prime 2 settimane, dicevo io, festini, questo e quello. Inizio, dopo 2 settimane, ad accusare il colpo. Sentivo la mancanza di Nora e lì dici: Rosy, sei pazza? Sì, sono pazza. Ma in realtà la mancanza era delle abitudini. A me mancava svegliarmi e avere la persona a cui mandare il buongiorno. A me, mancava litigare anche, perché ormai era diventata proprio parte integrante della mia vita, tutte quelle liti. Mi mancavano queste cose. Però decido di non farmi comunque sentire con Nora, perché sì, da una parte mi mancavano queste cose, dall'altra invece va bene così. Un giorno, intorno alle 11 di sera, mi chiama Nora. Io, quando vedo sul telefono il suo nome, dopo un mese di silenzio totale e assoluto, mi aveva pure bloccato su Facebook, insomma, proprio zero, zero notizie. Vedo il suo numero e rispondo: pronto? E lei mi dice: ciao, come stai? Molto fredda. Io sto bene, grazie. Sento però nella sua voce che era un po' brilla. E le dico: come mai mi stai chiamando? E mi fa: secondo me ci dovremmo vedere. Perché? Perché una relazione di 4 anni non si può concludere così. Nel senso, noi non ci siamo mai più viste da quando sei partita in vacanza, non abbiamo avuto modo di parlare, io ho un'infinità di cose tue a casa mia, tu hai un'infinità di cose mie a casa tua, dovremmo anche vederci e ridarci le nostre cose e poi se dobbiamo chiuderla, la chiudiamo lì. Mi raggiungi che sono e mi dice il posto del locale. Io valuto un attimo velocemente la situazione nella mia testa e dico: no, non vengo. Mi fa: perché non vieni? Io ho detto: perché queste situazioni così le conosco. Ci siamo già passate mille, mille, mille volte, Nora. Nel senso, ci vediamo per scambiarci le cose, parlare, mettere i puntini sulle i, poi finiamo a letto insieme e facciamo pace. Quindi, no, facciamo che la situazione va bene così a tutti. Stop, ci vedremo più avanti per scambiarci le nostre cose, però dopo un mese mi sembra ancora troppo fresca la cosa. Lei mi manda a fanculo, mi dice: ennesima volta egoista, ennesima volta questo, chiude. Passano 3 giorni, io ovviamente penso e ripenso a quella chiamata. Lei il giorno dopo quella chiamata mi manda un messaggio e mi dice: scusa, ieri ero un po' brilla, non avrei dovuto chiamarti, non avrei dovuto chiederti di vederci, rimaniamo così come siamo, avevi ragione, meno male che non sei venuta. Bene, io però rimango un po' fissa su quella conversazione, sul fatto che comunque in un certo senso lei mi manca, mi manca, mi manca. E quindi un giovedì sera, io praticamente avevo smesso di lavorare in discoteca, avevo smesso, non ci lavoravo più. Lei invece lavorava ancora in discoteca, faceva la fotografa, ma in un'altra discoteca, una discoteca nuova che aveva da poco aperto a Bruxelles. Io lo sapevo perché già l'avevano contattata quando ancora stavamo insieme, poi avrebbe iniziato a settembre, insomma, sapevo un po' i suoi piani. Quel giovedì sera mi chiama un amico e mi dice: Rosy, che dici, andiamo a bere una cosa da qualche parte? Io gli dico: sì, ok, andiamo a bere una cosa da qualche parte, però andiamo in quel locale lì. Il locale dove poi lavorava Nora e io lo sapevo benissimo. Arriviamo al locale, quando entriamo, Nora un po': che ci fai qui? Non me lo dice, però si avvicina, anche perché il mio amico era anche amico suo. Bacia, saluta il mio amico e saluta anche me, ma proprio una roba freddissima. Ci salutiamo così. Io e il mio amico ci sediamo, stiamo lì, parliamo tra di noi, questo e questo. A un certo punto Nora mi passa davanti e mi guarda. E dopo 4 anni una persona più o meno la conosci, no? Io lei la conoscevo come le mie tasche, ogni sguardo, ogni gesto, ogni parola.
Quindi mi guarda e praticamente questa discoteca era su due piani, solo che il giovedì non era il weekend, quindi non aprivano i due piani, c'era solo quello di sotto aperto, il piano di sopra era accessibile solo allo staff. Lei arriva davanti a queste scale che portavano al piano di sopra, il butta fuori, gli apre il coso e la fa passare. Si gira di nuovo e mi guarda. Io capisco, cioè mi stai dicendo sali con me. Quindi dico al mio amico: guarda, arrivo. La seguo, arrivo là davanti, il tizio mi fa: no, non si può salire. Nora si gira, gli dice: falla salire che è con me. Questo apre, io salgo, camminiamo insieme. Non ci diciamo neanche una parola, zero, né come stai, né niente. Andiamo in bagno e scopiamo come non avevamo più fatto da anni. Una scopata, raga, fotonica. Fotonica, nel bagno così, una cosa veloce, cioè non è che abbiamo perso tempo. Cioè proprio è stata la scopata di due persone che si odiano, che si amano, che si prenderebbero a schiaffi, ma piuttosto che prendersi a schiaffi, scopano in maniera selvaggia proprio, e quella è stata, un po' ci scippavamo pure i capelli. Comunque, ripeto, scopata fotonica. Io dopo mesi, vedi, anni, rivedo Nora Bona per come me la ricordavo all'inizio. Forse il fatto di staccarci per così tanto tempo, per un mese proprio di fila senza mai sentirci, aveva risvegliato in noi il desiderio che avevamo un po' perso. Comunque, scendiamo di nuovo giù senza mai parlare, senza dirci niente, e io continuo la mia serata col mio amico. Lei finisce di lavorare e si avvicina al tavolo con noi, si siede con noi, parliamo del più e del meno, tanto c'era anche sto amico nostro. E a un certo punto io le dico: stasera vieni a dormire a casa mia? Perché l'ho fatto? Non lo so, non me lo chiedete per cortesia. E lei mi dice: va bene. Mi dice va bene, quindi diciamo vabbè, andiamo via, rientriamo, usciamo dalla discoteca, camminiamo verso la mia macchina perché eravamo con la mia macchina e ridevamo e scherzavamo con il nostro amico. L'atmosfera era molto distesa, insomma, eravamo allegri. Arriviamo alla macchina e c'erano tre ragazzi appoggiati sulla mia macchina, tutti e tre messi così. Al che il mio amico si avvicina gentilmente e gli dice: scusate ragazzi, vi potete spostare per favore perché dobbiamo prendere la macchina che dobbiamo andare via. Uno di questi tre ragazzi gli si avvicina e gli dice: stai facendo il convinto perché sei con due ragazze e ti vuoi fare vedere? E il mio amico gli dice: no, guarda, in realtà io non sto facendo, cioè non sto facendo il convinto proprio, sono tranquillissimo, ti ho chiesto per favore di spostarti perché dobbiamo prendere la macchina e dobbiamo andare via. Questo inizia a spingerlo. Lo spinge una volta, lo spinge due volte, lo spinge tre volte, lo butta per terra. Una volta che lo butta per terra, arrivano gli altri due amici e iniziano a picchiare il mio amico malamente. Brutto ricordare questo episodio. Iniziano a picchiarlo malamente tutti e tre, si ci mettono addosso, pugni, calci, quant'altro. Io e Nora un po' perse, a un certo punto mi sblocco perché bisognava fare qualcosa perché lo stavano massacrando, quindi mi butto io addosso a uno di questi tre, tra l'altro con 15 centimetri di tacco, mi butto addosso a uno di questi tre, riesco a tirarlo via e gli do un colpo in testa e sbatte la faccia sul marciapiede. Uno dei due ragazzi si accorge di questo colpo che io do in testa al suo amico e quindi si accorge della botta sul marciapiede, prende una mazza da baseball che avevano non so dove, si avvicina a me e inizia a darmi colpi di mazza infinite proprio sulle gambe. Bombo. Nora lì che non sapeva chi aiutare prima, perché da una parte c'era un altro che stava massacrando il mio amico, dall'altra c'era questo che continuava a menarmi con sta mazza da baseball, e c'era Nora in mezzo che, pieno di gente dietro, nessuno che ci aiutava. Anzi, per miracolo qualcuno ha chiamato la polizia e l'ambulanza, però voglio dire che c'era tutta la gente lì così che ci guardava. Si è mischiato nessuno, anche perché eravamo in pieno centro di Bruxelles. Lo so che è una cosa forte quella che sto raccontando, però purtroppo di queste aggressioni ce ne sono all'ordine del giorno, quindi a me è capitato e ve la racconto. Poi da lì a breve è arrivata la polizia e l'ambulanza. Quindi loro sono scappati, ok?
ovviamente non li hanno mai presi, non abbiamo fatto denuncia, tutto quanto, però ciaone. E ci portano in ospedale. Io praticamente sono stata 4 ore senza sensibilità nelle gambe. Infatti mi hanno fatto un po' di esami, mi hanno fatto la TAC, mi hanno fatto questo, mi hanno fatto quello, e poi mi hanno detto non ti preoccupare, è una cosa momentanea, è perché hai preso troppe botte, comunque questo effetto ti dovrebbe durare un po' di ore e poi torni tranquillamente a camminare, ad avere insomma tutte le funzioni, insomma tranquilla. Il mio amico invece ci dicono: guarda, sei stato fortunato che la tua amica ti abbia aiutato, perché praticamente gli avevano sfracellato tutto questo e hanno detto ancora un colpo più basso, dice, ci perdevi l'occhio. Cioè, il viso Quasimodo in confronto era un signore. Voi direte, perché ci hai raccontato tutto questo? Perché io sarò un po' matta nel mio, nel senso, come vi dicevo già qualche puntata fa, io credo molto nel destino, credo molto nelle coincidenze, credo molto nelle cose che accadono per un motivo. Perché dici tu, mazza, ti dovevano massacrare di botte? No, però quella sera, poi ovviamente per forza di cose, Nora non è più venuta a dormire a casa mia, perché è successo tutto sto casino, siamo andati in ospedale, poi lei era in ospedale, quando è arrivata mia madre lei mi ha detto io me ne vado, è andata via. E io il giorno dopo ho ripensato a quello che era successo e l'ho preso come un segno del destino. Ripeto, non c'era bisogno di farsi massacrare così tanto per capire che io e Nora non dovevamo assolutissimamente tornare insieme. Però tant'è, poi quel pomeriggio Nora mi ha chiamata e mi ha detto: guarda, vengo a casa tua, così sto un po' con te, già che stai male. E io ho detto: no, guarda, facciamo che rimaniamo come siamo, nel senso, forse quello che è successo ieri non è successo per caso e le cose dovevano andare così e tu non dovevi venire a casa mia, e quindi io lo voglio leggere come un segno del destino. Tu nel tuo, io nel mio, basta, non riproviamoci più. E quella è stata la fine della mia relazione con Nora. La fine, 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 fine. Noi ci siamo lasciate così. Io e Nora ci siamo lasciate così, non ci siamo neanche più viste per scambiarci le cose. Non ci siamo mai più sentite dopo quell'episodio lì. Per questo vi dicevo, sono molto, credo molto nel destino, nei segni e queste cose qua. Credo che ci sia qualcuno che sappia più di noi e certe volte in qualche modo provino a guidarci. Ovviamente, ripeto, non c'era bisogno di farsi massacrare. Poteva arrivare anche un altro segno del destino, però lì per lì io questa cosa l'ho vista così. Risentirò Nora nel mese di febbraio dell'anno successivo, quindi tutto questo casino era successo a ottobre. Da ottobre a febbraio, quindi ottobre, novembre, dicembre, gennaio, 5 mesi, tra di noi contatti interrotti completamente, proprio zero, mai sentite, neanche gli auguri di Natale, niente. A febbraio, qualche giorno prima del mio compleanno, in piena notte mi suona il telefono. Mi suona il telefono, rispondo ed era Nora che mi chiamava con l'anonimo, altrimenti col cazzo che rispondevo. Era Nora che inizia a dirmi: ti odio, io ti odio, sono passati 5 mesi e ancora ci sto sotto, io ti odio, tu mi hai rovinato la vita, io per colpa tua non riesco più ad amare nessuno, non riesco ad aprirmi, non riesco a fare questo, non riesco ad andare a letto con la gente perché penso sempre a te. Insomma, mi urla di tutto e di più al telefono e questa cosa va avanti per qualche giorno. Va avanti per qualche giorno, poi per fortuna smette. E poi quello che succede qualche mese dopo ve lo racconto nell'ultima puntata. Però la nostra relazione è finita definitivamente. Non ci saranno ritorni di fiamma, non ci sarà nulla di tutto ciò. Io e Nora ci siamo lasciate. Andiamo invece a Diana, perché la situazione con Diana era diversa in quel periodo, nel senso, quando io mi lascio con Nora, lei felicissima mi dice: finalmente te la sei levata di torno, finalmente siamo di nuovo tu ed io. Lei pensava di poter tornare al rapporto di una volta, in cui io ero completamente soggiogata da lei, in cui le stavo sempre addosso, in cui Rosy fai questo, Rosy fai quello, Rosy fai quello e Rosy sempre sull'attenti. Però non è così, perché
perché i primi giorni, le prime settimane, sì, io anche per svagarmi passo tanto tempo con Diana, sto giorno e notte con lei, usciamo, facciamo, diciamo. Poi quando inizio a sentire la mancanza di Nora, diciamo che mi chiudo un po' in me stessa. Lei mi prendeva in giro, mi diceva: "Ah, ti manca la tua fidanzata, gna, 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 gna." Simpatica come sempre, Diana. Sempre simpatica, almeno coerente fino alla fine, simpatica dall'inizio alla fine. Quindi io mi chiudo un po' nel mio, decido di allontanarmi dal mondo della notte, dalle discoteche, da tutti questi amici che poi così amici non erano perché erano amici di discoteche, amici di ubriacature, cioè roba di poco conto. Le mie amiche erano, si contavano proprio sulle dita di una mano. Quindi mi allontano un po' da tutti, inizio a passare molto tempo a casa, cerco di ricostruirmi, di capire che cosa fare del mio futuro e quant'altro. Diana inizia a dirmi: per quale motivo sei così? Da quando ti sei mollata non vuoi più uscire? Sei un po' sempre col muso?" Ma io dico: "No, in realtà io non ho il muso, sono tranquillissima, semplicemente sto pensando a cosa fare della mia vita, voglio stare un po' tranquilla, non sento l'esigenza di andare a ballare ancora tutti i weekend, basta, me ne sono tirata fuori da sto lavoro, da tutto quanto, vorrei riniziare delle cose più semplici. Quindi se dobbiamo andare al cinema va bene, ma non ho voglia di andare in discoteca tutti i giorni." Lei invece era in piena crisi di 20 anni e c'ho un figlio, quindi volevo uscire di là, volevo uscire di qua, andare, fare questo e quello. Discoteche, lavorava in discoteca, aveva iniziato anche lei a lavorare in discoteca, quindi io passavo tanto tempo col bambino, lei me lo lasciava sempre a casa mia, io me lo tenevo sempre e succede che per il mio compleanno andiamo a ballare. Lei mi dice: "Almeno per il tuo compleanno possiamo andare a ballare?" Ok, andiamo a ballare per il mio compleanno. Arriviamo in discoteca e in realtà io capisco che lei mi aveva portato in quella discoteca perché c'era un tizio con cui si stava frequentando e voleva tenerlo d'occhio. Quindi la sera del mio compleanno è stata un disastro perché lei ha passato tutta la sera presso a sto tizio e io così come una minchiona che mi annoiavo così. Comunque, usciamo dalla discoteca, io dovevo rientrare a casa perché poi il giorno dopo avrei festeggiato il mio compleanno con la mia famiglia. Arriviamo a casa sua e lei mi dice: "Rimani qui a dormire e così domani mattina porti il bambino a scuola che io vado a dormire da coso." Ovviamente a casa sua c'era la babysitter col bambino. Quindi io dico: "No, Diana, ma io devo tornare a casa, tra l'altro, cioè sono le 7 del mattino, praticamente tra un'ora e mezza mi dovrei svegliare per portare il bambino a scuola." "Eh sì, per favore, fammi questo favore, fammi questo favore, fammi questo favore." Lei completamente sballata in quel periodo. Dico: "Va bene, ok, scendo, però incazzata, ma lo faccio solo per il bambino." Quindi salgo, rimango sveglia fino alle 8:30 perché che cosa dormo? Vedo la babysitter e dico: "Guardi, se ne vada pure, rimango io col bambino." Quindi me lo sistemo, me lo vesto, tutto quanto, lo porto a scuola. Il giorno dopo, quando mi sveglio, mando un messaggio a Diana e le dico: "Guarda, non venire neanche alla mia festa perché sinceramente non ti voglio vedere. Mi hai fatto passare un compleanno di merda, solo per i tuoi porci comodi, hai fatto il cazzo che volevi, fregandotene completamente che fosse il mio compleanno e tra l'altro mi hai smollato pure il bambino alle 7 del mattino che io stavo morendo di sonno, ho dovuto pure portare a scuola tutto quanto." Ok, lei si scusa, mi chiama, mi dice: "Guarda, mi sono comportata malissimo, non so che cosa mi succede, sto sbarellando completamente, ma dai, non l'avevo notato, va là." Si scusa, questo e quello. Io ci passo sopra, passano 3 settimane, io stanca, satura, veramente, del comportamento di Diana, ma non tanto con me, ma perché non mi piaceva quello che stava combinando della sua vita, proprio non lo condividevo assolutissimamente. Quindi lei mi dice: "Rosy, stasera mi tieni il bambino?" "No, Diana, io il bambino per i tuoi cazzo di porci comodi non te lo tengo più. Se me lo devo tenere durante il giorno, se devo andare a prenderlo a scuola, se devo fare qualsiasi cosa, io lo tengo senza problemi, ma tenertelo perché tu devi andare per l'ennesima volta in discoteca? No, basta. Hai un figlio, è il tuo, te lo cresci, ti stai a casa con tuo figlio." Io ovviamente il problema non era il bambino, perché io non vedevo l'ora di passare del tempo col bambino, anche perché già aveva 1 anno e mezzo quasi, quindi era già un po' grande, iniziava a camminare, queste cose, quindi mi piaceva tanto stare col bambino. Io stavo punendo lei perché non mi piaceva quello che stava facendo. Quindi lei mi scrive:
Sappi che da oggi tu non fai più parte della nostra vita e che non sei neanche più la madrina di mio figlio, perché sei una madrina indegna e mio figlio non si merita una persona come te nella sua vita. Questa è stata la fine del mio rapporto con Diana. Non ve l'aspettavate, eh? È finita così. Tra me e Diana è finita così. Sì, è vero, manca ancora l'ultima puntata e voi vi chiederete se i due rapporti sono finiti per sempre così, perché c'è un'ultima puntata? Perché ci sono dei colpi di scena non shock, raga, di più, di più. Quindi la prossima è la nostra ultimissima puntata dell'alfabeto drammatico e preparatevi perché non siete pronti. Mi raccomando, fatemi sapere nei commenti che cosa pensate del comportamento di Nora, del comportamento di Diana, di come si sono concluse entrambe le relazioni e cosa vi aspettate dall'ultima puntata. Pollice in su, tanti pollici in su, condividete il video, seguitemi su Instagram, il mio cuore è vostro, prima della patata e poi vostro.